dico cosa sto cercando. Sto cercando il cordatore, perché questa chitarra vecchia ogni tanto ha bisogno di... Tra l'altro, 20 anni fa, in occasione del mio primo concerto che feci qui, avevo proprio questo strumento. Avevo già questo strumento e è stata una serata memorabile, perché quella volta là ero nella band di Guido Tufoletti e quando suonavamo qui è stata veramente una cosa fantastica, perché me la ricordo tuttora. Poi qualcuno ha fatto un video anche, e un anno fa mi hanno detto: guarda, ho trovato il video dell'intero concerto al Bloom del 97, è una cosa veramente fantastica. Allora, volevo raccontarvi questo praticamente, che in un'epoca in cui tutti quanti ascoltano la musica con gli MP3, non la scaricano, ascoltano in streaming, su Spotify, ascoltano magari con metodi anche qualche volta illegali, io ho deciso invece di andare indietro un po' nel tempo e fare un 33 giri, quindi Ergo Sum sarà disponibile anche 33 giri in formato ventaglio, e per cui se avete occasione, avete caldo, io vi consiglio di comprarmi le ultime copie che ho portato qui questa sera per farvi fresco, perché fa caldo. E il prossimo disco invece uscirà anche in formati inusuali e obsoleti, come le cassette e i nastri a bobina, perché abbiamo scoperto che c'è gente folle che per un nastro a bobina spende dei patrimoni. Ma siccome abbiamo scoperto anche che costa molto poco farli, noi faremo per questi fanatici della musica su bobina dei dischi su bobina che venderemo a caro prezzo, giusto? Perché bisogna bilanciare chi poi scarica la musica senza pagarla. Ad ogni modo, Ergo Sum in vinile, e volevo fare un pezzo adesso. Ditemi se parlo troppo, poi non vi ascolto, parlo avanti lo stesso, però intanto ho un feedback dall'audience che va sempre bene. Allora, il prossimo brano si intitola See How The Man Wanna Do You ed è stato scritto da me insieme a Ian Siegel, che è venuto anche a suonare con me qui al Blue qualche anno fa, ed è una canzone che è tratta da una lunghissima lettera che il poeta erotico Marziale, e dai, perché alla fine tutti questi poeti avevano una doppia vita, no? Un giorno scrivevano delle cose estremamente poetiche, il giorno dopo scrivevano delle cose di una volgarità allucinante che al giorno d'oggi neanche ci sogniamo che uno scriva una cosa simile, insomma sarebbe messo al bando. Quella volta là invece era considerato un eroe. Ad ogni modo, Marziale, tra tutte queste poesie erotiche che ha scritto, brevi, brevissime, pungenti, di satira veramente forte, ha scritto una lunghissima lettera che parla di un problema dell'antichità che ora non esiste più, è stato debellato nel corso dei secoli, anche oggi non ce n'è traccia praticamente, e parla della corruzione politica a Roma. Ed è veramente drammatica questa situazione. Lui dice, parla di questi senatori e di questi deputati che fanno di tutto, venderebbero la loro madre per dei voti, una cosa pazzesca, una pratica veramente barbarica del tempo che adesso non esiste più, non guardano in faccia a nessuno, si mettono in vendita, è veramente pazzesco. E see how the man vuol dire praticamente guarda un po', see how the man wanna do you, guarda un po' come vogliono fregarti. Sarebbe più colorita, ma insomma, essendoci anche, insomma, siamo ancora entro le 22, quindi bisogna dire delle cose un po' più soft. Vedi un po' come vogliono fregarti. Vai! Un applauso, Franco! Nel giro di una settimana, 10 giorni, hanno imparato tutti questi pezzi miei dal nulla, per dire il latino ex abrupto. Yeah.
yesterday and nothing more tomorrow. Unless you wanna play for black or white, you have to beg or steal or borrow. This man, the one who counts, hand pusher, hard as snake oil. Now half a dead in the arena, to prove and tell a lawyer, to the one and only favor, for Jupiter to Mars. This fatal law to rise, from the gutters to the stars, yeah. Good job.